Dal Vangelo secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo, e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anche essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine, apparve anche agli 11 mentre erano a tavola. E li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore. La dolcezza e pazienza con cui Gesù si presenta nell'apparizione di Giovanni fanno un po' da contraltare quelle dei sinottici, dove Gesù rimprovera i discepoli di Emmaus in Luca e i dodici stessi in Marco di sclerocardia, durezza di cuore e di mancanza di fede. A molti di noi questo rimprovero suona un po' inappropriato, come minimo esagerato. Un po' come accade nel caso dei figli che lamentano genitori che pretendono troppo da loro. Molti infatti dicono: la fede non è forse un dono di Dio? Allora se non ce l'ho, dipende da Lui che non me l'ha data. In questo modo Dio sembrerebbe però un capriccioso Babbo Natale che porta regali a chi vuole Lui, mentre gli altri restano a bocca asciutta. Ma Gesù, come in questo caso, associa sempre la sclerocardia alla mancanza di fede, vanificando così il ragionamento appena fatto. Il modo con cui Dio dona la grazia è misterioso e talmente vario ed inusuale che conosciamo persone che sono stati raggiunti attraverso la lettura di una pagina della Bibbia, come Sant'Agostino, altri tra le rovine di una chiesa, come San Francesco, e altri ancora in un piatto di pasta e fagioli. La parola grazia rimanda certo alla sua gratuità, il fatto che non è possibile meritarla. Ma questa parola non è certo sospesa nel vuoto. La grazia trova nel crocifisso la sua più alta espressione, rivelando così il volto di un Dio che vuole donarla a tutti, anche a coloro che gli si oppongono attivamente. La croce, ancora presente nel risorto attraverso le sue stigmate, ricorda al tempo stesso l'abbondanza della grazia e il fatto che raggiunge gli uomini in modi che spesso non si attendono. Non si presenta certo a noi come un pacco di Amazon, ma avvolge la nostra vita in tanti fili sottili, il più delle volte invisibili, e che riconosciamo solo dopo che il loro effetto si è determinato. È qui che gioca il suo ruolo fondamentale la sclerocardia, di cui invece siamo responsabili. Ricordandoci che il cuore non indica la sede dei sentimenti, ma il nostro io, la nostra volontà, la sua durezza quindi indica la rigidità del pensiero, che si oppone all'apertura necessaria per affrontare la vita in tutte le sue manifestazioni. Allora è Dio stesso che ci chiama a coltivare una mente aperta, sempre pronta ad essere stupita. Voler confinare Dio in qualcosa di limitato e controllabile significa renderlo un idolo, ed ogni volta che questi oltrepassa i confini che noi gli attribuiamo, finiamo per non riconoscerlo più. Ma questo lavoro di lotta all'idolatria ad un'immagine di Dio tascabile è tutta nostra. Ecco allora il senso del rimprovero, che ha per scopo non certo il farci sentire in colpa, ma di renderci consapevoli del ruolo che gioca la nostra responsabilità.